Professor Parolini, oggi si firma l'ennesimo accordo sui carburanti eco-compatibili. Cosa c'è di diverso rispetto ai precedenti? Ma questo è il terzo che firmiamo, ne seguiranno altri. Lo scopo è di procedere con i grandi distributori di metano e di carburanti per anticipare i tempi rispetto agli obblighi sui carburanti ecosostenibili. Insomma, Regione Lombardia, seguendo il metodo che tradizionalmente siamo abituati ad utilizzare, cerca accordi per ottenere dai privati di più di quello a cui sono obbligati per legge. In questo caso anticipiamo di almeno 2 anni la realizzazione di impianti, cioè di distributori di metano, laddove vi sono impianti che distribuiscono più di 5 milioni di litri all'anno. Insomma, io credo che il metodo funzioni e ringrazio anche la disponibilità delle grandi aziende che stanno sottoscrivendo con noi gli accordi, sia i produttori petroliferi, sia le aziende della grande distribuzione, perché dimostrano una sensibilità nei confronti di un tema che per noi è fondamentale, cioè quello della qualità dell'aria, che purtroppo nella pianura padana è particolarmente difficile. Del resto abbiamo firmato con le altre regioni un protocollo proprio per gestire questa situazione, non più in condizioni di emergenza, ma puntando ad una soluzione che via via migliori la qualità dell'aria che respiriamo. Quindi le imprese, anche la grande distribuzione, sono sempre più responsabili in questo senso, secondo lei? Direi di sì, questa è la risposta che noi otteniamo, credo che sia frutto di un rapporto che abbiamo con il mondo economico lombardo. Regione Lombardia è avvertita come un soggetto che è attento alla crescita dell'economia, a mettere in campo ciò che serve, ma soprattutto a fare azioni positive sulla sostenibilità dell'economia, perché senza sostenibilità non c'è neppure economia.